Buonasera a tutti i telespettatori. E oggi finalmente abbiamo riaccolto a Platania la statua dell'Immacolata, una statua risalente alla fine dell'Ottocento, restaurata da poco grazie all'aiuto di tutti i cittadini platanesi, sia diciamo residenti che emigrati, e all'iniziativa portata avanti dalla locale Proloco. Questa statua era nel più completo abbandono e degrado a causa di alcune vicende diciamo locali. Subito dopo, con l'arrivo del parroco Don Claudio e Don Giuseppe, la Proloco ha deciso di impegnarsi attivamente in questo restauro. Chiaramente abbiamo dato incarico ad un restauratore molto importante, che è il maestro Mario Bomba, che praticamente si è adoperato in maniera molto concreta e fattiva nei restauri della statua dell'Immacolata, riportando gli antichi colori presenti presenti sulla statua. Chiaramente c'è molto altro da fare per quanto riguarda i beni artistici e non solo qua a Platania. La Proloco ha intenzione di poter realizzare un museo dell'arte sacra, sempre grazie alla collaborazione della parrocchia, e soprattutto restaurare i libri dell'anagrafe ecclesiastica risalenti al 1706, che è l'anno di fondazione della parrocchia di San Michele Arcangelo. Chiaramente sono degli impegni molto gravosi economicamente, e ovviamente la Proloco, un'associazione di volontariato, non è in grado di far fronte da sola a una spesa di tale portata, e pertanto, come dire, ci rivolgiamo un appello a tutti coloro che ci ascoltano di poter contribuire a questo importante restauro, considerando una semplice annotazione: il comune di Platania è stato fondato nel 1811, perciò i primi registri dell'anagrafe del comune di Platania risalgono al 1811. I registri della parrocchia risalgono a oltre 100 anni prima, perciò considerate l'importanza di questi registri e quale valore hanno, sia da un punto di vista non solo diciamo artistico, ma anche da un punto di vista proprio come dire anagrafico. Perciò invito tutti quelli che ci ascoltano a contribuire autonomamente, o comunque anche a proporre delle idee su questa nostra iniziativa. Chiaramente non abbandoneremo le nostre iniziative, ma cercheremo di portarne avanti anche avanti delle altre, con l'aiuto ovviamente di tutti i soci e di tutti i cittadini platanesi. Invito tutti i nostri telespettatori a partecipare al convegno che si terrà il 4 di dicembre, sempre qui presso la parrocchia di San Michele Arcangelo, in quanto avremo come ospite Santino Pascuzzi, che è stato il direttore artistico dei restauri, e Antonio Cavallaro, studioso di antropologia religiosa. Chiaramente quello sarà il momento in cui entreranno proprio nei particolari del restauro, facendo vedere anche delle immagini del prima e del dopo. Perciò invito tutti quanti a non mancare, e concludo questo mio intervento rinnovando l'invito non solo ad aiutare la Proloco, ma a salvare attraverso l'impegno non solo economico, ma anche l'impegno personale, fattivo, lavorativo, a salvare tutto il nostro patrimonio materiale e immateriale, che rischia ovviamente di scomparire per sempre. Grazie.